La creatività dei detenuti riempie le pareti di Regina Coeli, un'iniziativa resa possibile attraverso la collaborazione delle artiste Laura Federici, Camelia Mirescu e Pax Paloscia. Ci hanno proposto questo progetto di lavorare con i ragazzi per diciamo, riabbellire dei muri della casa circondariale. Mi hanno proposto questa sala dove loro vedono i documentari, il cinema, fanno le attività buddismo, yoga, e appena siamo entrati qui, dato che loro poi guardano insomma, i film, abbiamo pensato che sarebbe stato bellissimo riprendere le icone del passato del cinema, e quindi abbiamo iniziato a portare, ho proposto questo progetto e abbiamo cominciato a realizzarlo qualche mese fa. Grazie al loro contributo sono stati realizzati lavori visibili nella casa circondariale romana e posizionati in tre aree diverse, oltre ad un video che ripercorre l'intero work in progress. Appena sono entrata, i primi ragazzi hanno cominciato a collaborare con me, subito si sono dimostrati persone piene di riferimenti culturali, appunto la cosa che ho detto è... io sono arrivata qua dicendo vabbè facciamole con il James Dean e tutti sì vabbè, ma anche qualcosa di più concettuale, insomma sai, quelli con il cerchio che ti nasconde il viso, ah vabbè tipo Baldassar, quindi già ci hanno fatto sentire subito, insomma consigliavano loro, non so, io volevo fare lì, scrivevo una frase lì che loro hanno già sentito 300.000 volte, quindi proponevano loro una poesia molto più bella. Il progetto artistico prende il nome di Outside Inside Out e si tratta dell'edizione numero 1. Molto impegnativo come valore umano, per ridare la dignità di coloro che sono qui dentro, di alimentare e di nutrire la speranza di reinserimento nella società. Spazi chiusi che diventano improvvisamente pubblici, gli interventi artistici permanenti donano un altro aspetto ad un luogo che cambia in maniera netta. Io penso che l'atmosfera in quel periodo, in quei mesi, è stata quasi, cioè proprio piena di entusiasmo. Quasi io stessa, cioè io dimenticavo entrando che poi insomma l'ambiente era quello di un carcere, non c'era nessuna tensione, nessuna pesantezza, era assolutamente visionaria. Quindi sì, l'utilità se uno cerca di appunto far trascorrere il periodo in un modo, non so, un'evasione almeno ideale sicuramente c'è. Non sapevo se poi il progetto avrebbe preso, sembrava proprio il classico laboratorio d'arte, poteva essere così, magari. Invece sono dal primo giorno tutti subito entusiasmi, ah no, graffiti, no, lo stencil, vabbè ma come si fa sta cosa? No, senti, ma facciamo, oh, ma l'hai vista quella tatuata della serie televisiva, facciamo il profilo. Quindi un continuo mi portavano i libri, mi mettevano 3.000 segni su le immagini di film, ma anche riferimenti particolari, tipo questo è il Rosario Dawson di Kids, che è un film anche americano particolare, insomma, quindi anche una cultura underground che io non mi aspettavo sinceramente. Il progetto è partito nel marzo del 2016, rivelandosi come un modo per ribaltare la concezione di luoghi privati, per le persone recluse un momento di svago e distrazione. Il momento più difficile era quando lavavamo i pennelli, perché l'olio non si toglie con l'acqua, quindi a differenza della vernice, dello smalto, sono rimasti tutti stupiti che in realtà l'acqua peggiorava la situazione. Il momento in cui sono andata a fare il sopralluogo del mio muro, che si trova nella seconda sezione, ho constatato che il muro è un muro esterno, quindi non mi avrebbe mai garantito la durabilità del mio intervento. Quindi appunto ho dovuto cambiare, ma cambiare come? Perché anche il collage stesso non si può utilizzare il vetro nel carcere, quindi mi dovevo inventare, è stata anche una fortuna della serie trovarsi nel momento giusto, al momento giusto, ho trovato dei materiali di nuova generazione, delle resine che mi hanno aiutato a realizzare il corpo con i suggerimenti dei detenuti. Outside Inside Out, arte a Regina Coeli.
Pescare dalla storia per leggere il presente, questo è il tentativo di Nanni Balestrini attraverso la mostra personale intitolata La tempesta perfetta e accolta nella Sala Bianca del Macro a Via Nizza. L'artista e scrittore milanese, in passato membro dei Poeti Novissimi del gruppo 63, espone a Roma una vasta quantità di lavori legati tra loro a partire dalla principale fonte di ispirazione, perché Balestrini ha scelto di prendere spunto da un quadro noto come La tempesta di Giorgione per dare vita ad un allestimento che mira a confrontarsi con la situazione contemporanea. Tutta questa mostra è basata su un quadro famoso, La tempesta del Giorgione, che io ho voluto analizzare, leggere, smembrare, diciamo un po' rivedere un po' sotto tutti i suoi aspetti formali. Ma mi interessava anche molto quello che oggi può voler dire, diciamo, non tanto il contenuto di questo quadro, ma la sensibilità che questo quadro può rivelare. Ora, questo quadro, l'argomento è la cacciata di Adamo ed Eva dal paradiso terrestre. Noi oggi subiamo un'altra perdita, un'altra cacciata, che è quella che il mercato, l'economia, il denaro che ci sommerge procura nella nostra vita sociale, quotidiana, umana. Ecco. Per cui ho voluto chiamare questa mostra La tempesta perfetta. Tempesta perfetta sono le parole che vengono usate nella crisi economica che stiamo attraversando, che ormai da diversi anni subiamo. Il declino sociale e quello culturale, la crisi economica, l'immobilismo mentale, alterato solo dall'instabilità psicologica dell'uomo. L'intento di Balestrini è serio e profondo, l'analisi della società odierna è spietata. Ci è voluto più tempo per elaborare il progetto o per metterlo in atto manualmente? Ma l'elaborazione, diciamo, è venuta gradatamente, perché non è che avessi un piano già all'inizio, ecco. E ho cominciato a fare alcune, diciamo, impostazioni che sono quelle appunto prima di tutto della composizione del quadro, e poi da questo è nato il rapporto anche con gli eventi contemporanei, per cui ho cercato anche cose che potessero funzionare in questo senso. All'interno c'è lo sguardo lucido di Giorgione, ridefinito tramite soluzioni tecniche di vario tipo, con patchwork, sovrascritture e scomposizioni. Come mai è stato fatto poi questo tipo di lavoro dal punto di vista tecnico, questa scomposizione, come mai questa scelta? Ma appunto, facendo un'analisi del quadro, è interessato a mettere in rilievo i particolari che l'hanno composto e le combinazioni di questi particolari, per cui ho giocato sempre facendo questo, componendo, scomponendo e ricomponendo, e poi intitolando tutte queste parti con delle altre, diciamo, allusioni, come dei frammenti dalla Tempesta di Shakespeare, come dalla poesia di Ezra Pound sull'usura, che ha a che fare con, diciamo, il dissesto economico. Cosa dovrebbe trarre il visitatore da questa mostra? Qual è il messaggio che dovrebbe uscire? Ma io penso che lui dovrebbe potersi inventare lui dei messaggi. Ecco, io gli offro delle possibilità di pensare delle cose, di vedere delle cose e di immaginarsi delle cose, di farsi anche delle emozioni, anche, perché non è che io voglio rifilargli dei concetti, voglio rifilargli delle emozioni, cosa che l'arte fa, la pittura fa, produce e emana e dissolve queste emozioni, poi in quello che ciascuno spettatore si può ricreare, si può. Ora, io penso che questa maniera così, partendo da un quadro famoso, con un'idea di questo smembramento, di questa frantumazione, che dà poi allo spettatore la possibilità di ricrearsi una sua immagine, una sua sensibilità, possa essere interessante. La tempesta perfetta è quella che si è originata per un incastro inesorabile di fattori. Oggi ci siamo dentro e Balestrini la rappresenta a modo suo, viaggiando in parallelo con Giorgione. Thank you.
dipinti, disegni, incisioni e quanto incluso all'interno della mostra antologica di Guido Strazza, la Galleria Nazionale d'Arte Moderna e Contemporanea di Roma accoglie fino al 26 marzo parte del materiale realizzato dall'autore toscano, nato a Santafiora in provincia di Grosseto nel 1922. Dal mio punto di vista è sempre lo stesso modo di fare arte, solamente che cambiano i soggetti. E i soggetti non sono cose, ma i segni stessi, che hanno diverse forme, nature e combinazioni. Una mostra ben assortita che ripercorre un arco temporale di oltre mezzo secolo attraverso l'attività di Strazza. Io ho iniziato facendo l'aeropittura, futurista, secondo futurismo, fino ad oggi. Perciò ci sono periodi fondamentali del mio lavoro, ricercare segni di Roma, orizzonti, segno, eccetera. Emerge la grande qualità di una pittura, di un disegno e di un'incisione che riescono a dialogare insieme senza sovrabbondarsi l'una all'altra. Ad essere esposte opere provenienti non solo dalla collezione dell'artista, ma anche da quelle pubbliche e private. Attraverso i lavori presenti si può riconoscere lo sviluppo della didattica del segno da parte di Strazza e quindi l'elaborazione di ogni immagine possibile. Come mai questa esigenza anche di cambiare? Perché non si mangia sempre lo stesso piatto, si hanno nuovi amici, perché ogni amico te ne fa conoscere un altro, ogni segno ne chiama un altro e perciò era come un navigante senza rotta, attento al minimo scoglio. Ha attraversato tutte le avanguardie che ha conosciuto in Brasile. E si è isolato in posti come Lima o il Perù in toto, per poi trasferirsi a Venezia, trasferirsi a Milano e quindi a Roma, nei momenti in cui si verificava il cambiamento totale dell'arte in Italia. Nel corso della sua lunga carriera, Strazza ha raggiunto progressivamente una forte connotazione personale, così marcata da non poterlo inquadrare nei vari movimenti che si sono originati grazie al dibattito artistico del dopoguerra. È venuto a conoscenza fin dall'origine di uno dei più variegati modi di esprimersi tipico del futurismo. Il futurismo è dinamismo. Il dinamismo ti porta sempre verso l'altrove, non ti dà nessuna possibilità di sedersi. Tant'è vero che lo stesso futurismo che lo ha iniziato la pittura poi è stato da lui abbandonato pur non dimenticandolo. Che cosa emerge da questa esposizione? C'è una coerenza di fondo secondo lei? Ai miei occhi c'è la coerenza che dicevo prima, c'è una natura scenica nel senso che ho appena spiegato prima, che accomuna tutti questi lavori. Sì. Lavori che vengono donati alla Galleria Nazionale sì. D'Arte Moderna, come mai questa scelta? Perché mi sembra che sia bello che una parte importante del mio lavoro rimanga documentata, specialmente il pensiero che accompagna questo lavoro possa essere documentato e rimanga. Le opere di Strazza in galleria, un modo per approfondire l'arte poliedrica di un autore umile e coerente. Un romanzo d'esordio uscito a settembre, un nuovo film in arrivo nelle sale il 23 aprile. Nonostante le 72 primavere sulle spalle, Gianni Amelio è un infaticabile lavoratore, una di quelle persone che non sopportano la stasi, ma hanno invece bisogno di cercare nuovi stimoli. Adesso in aprile uscirà il mio nuovo film che si chiama La tenerezza e mi piace molto. La Casa del Cinema apre le porte alla regista di origini calabresi, pronta a tornare con la pellicola intitolata La tenerezza e intervistato di recente dalla rivista Micromega per una lunga conversazione inclusa nell'almanacco. In questo momento mi sento molto rappresentato dal mio primo romanzo perché è il mio primo romanzo.
si chiama Politeama, ha una vicenda molto forte, un libro che qualcuno ha definito anche scandaloso, però ha un fondo di innocenza e di luce molto molto forte. Mi piacerebbe iniziare una carriera nuova. In sala tanti ammiratori, curiosi di ascoltare confessioni e aneddoti da parte di un autore di spicco nel cinema italiano, garanzia di qualità e piuttosto prolifico. La mia opinione è che per certi versi forse sia uno tra i pochi registi che sia all'altezza, e all'altezza forse è un termine che sembra diminuire gli altri, ma insomma che abbia un rapporto diretto con la grandissima tradizione del cinema italiano del dopoguerra, quindi come dire, da Rossellini a Pasolini, da Visconti a Rosi, ad Antonioni a Bertolucci. È anche un regista che ha una sapienza, una conoscenza di cinema non comuni. La cinefilia è un tratto caratteristico più magari della cultura americana o francese, mentre Gianni è un regista molto cinefilo. Lui ha detto che prima di essere un regista è un registra, nel senso che ha registrato così tanta roba negli ultimi anni, passando attraverso tutti i formati, dal laserdisc al VHS al DVD ed ha una collezione, e poi i suoi libri dimostrano che è anche un ottimo critico. Io credo che abbia tantissimo da dire, e la nostra convinzione è che ascoltarlo sia una gioia, un piacere e anche una fonte di nutrimento. In realtà io ho lavorato moltissimo negli anni 70, poi mi sono fermato un po' negli anni 80 perché avevo delle cose da fare al di fuori del cinema, avevo da vivere la mia vita, e poi dal 2000 in poi ho vissuto dentro il set del film un po' di più. Gli esordi da aiuto regista, le produzioni per la TV, prima del passaggio al grande schermo e poi le conoscenze avvenute in carriera, i maestri da cui rubare, gli attori da dirigere sul set, da uno come Amelio c'è tanto da imparare e ascoltare. Va detta una cosa, che il cinema è mosso dalla passione, dall'amore, dal fascino che tutti abbiamo provato fin da quando eravamo ragazzini davanti a uno schermo. E credo che il talento sia una parte dell'attività di un regista. Cosa c'è da apprendere da uno come Amelio? Che per diventare dei grandi maestri bisogna continuare a cercare, a essere curiosi e soprattutto non... l'umiltà con la quale ci si avvicina ad uno sguardo cinematografico è qualcosa che purtroppo in un paese come il nostro, dove si mangia tanto schifo, quando si inizia a mangiare bene dice adesso mi sento arrivato. Io per quanto mi riguarda sto solo all'inizio, è bello tutto quello che sia successo, però ecco, appunto, quando non vuoi fare delle cretinate pensi a quello che hanno fatto le persone che puoi chiamare maestro, quindi almeno così, io me la racconto così. A prendere parte all'incontro, ecco due filmmaker sempre più in ascesa, Claudio Giovannesi e Gabriele Mainetti. Amelio, io ho la fortuna poi di conoscerlo anche come persona meravigliosa, quindi non è solo il cinema, è anche l'uomo che sta dietro il cinema. Io i suoi film li amo tutti, sono cresciuto guardando i suoi film, in particolare Così ridevano, è un film meraviglioso, e l'umanità dei personaggi, i sentimenti dei personaggi sono quello che riesce poi a raccontare e a raccontare attraverso questi l'Italia. Guardarsi indietro prima di rimettersi in moto, la primavera del cinema italiano si avvarrà di un nuovo capitolo artistico firmato Gianni Amelio.